Siamo con Dario Micolucci, esterno alto del Villa Bozza Montefino. Dario, iniziamo con te a analizzare questa partita che oggi davvero non poteva concludersi in modo migliore. 4 gol all'Angelese, grande prestazione della tua squadra. Sì, abbiamo giocato bene, interpretato la partita nei migliori dei modi. Penso che siamo scesi in campo determinati per vincere la partita, poi il resto si è visto in campo. Sì, siete subito dai primi 45 minuti, avete impresso quel ritmo alla gara che l'Angelese non ha potuto sostenere. Due gol nei primi 25 minuti, quindi gara in discesa, grande approccio mentale il vostro oggi. Sì, siamo partiti subito forte per vincere la partita, poi ci sono tanti fattori da vedere sia da parte nostra che da parte loro. Loro sono stati un po', hanno giocato male per fattore campo perché giocano su un sintetico, noi qui sul campo nostro siamo stati più bravi e più cattivi calcisticamente. Dopo questa partita si è accorciata ancora di più la distanza tra voi e le primissime della classifica, quindi che cosa significa? Che la Villa Bozza c'è per i piani alti di questo campionato? Sì, noi cercheremo a tutti i costi di arrivare il più alto possibile, poi si vedrà. Alla fine non meritiamo il posto dove eravamo prima e quindi ci avviciniamo mano a mano al vertice della classifica. Chiudiamo con una nota un po' rosa, un grande tifosa speciale per te oggi in tribuna, siamo stati proprio vicino alla tua fidanzata, immaginiamo, giovani, quindi grande sostegno anche dalle tribune, immaginiamo che non ti segua sempre. Sì, sia dentro che fuori, quindi per quello posso stare tranquillo che è sempre con me, quindi non succederà mai niente. Poi per il resto, va bene così. Grazie Dario e complimenti. Eccoci con il capitano del Villa Bozza, Stefano Giangiacomo. Stefano, oggi davvero meglio di così non poteva andare. 4 gol all'Angelese, un Villa Bozza che c'è alla grande in questo campionato. Sì, abbiamo fatto una bella partita, comunque la squadra sta crescendo di partita in partita, speriamo di arrivare su in cima possibile, più in alto possibile. Sì, ti volevo chiedere oggi, secondo te, qual è stata la chiave per entrare davvero in maniera importante in questi 90 minuti? Perché già dal primo tempo si è visto che oggi, non dico che era facile, perché l'Angelese ha fatto un grande primo tempo, ha avuto le sue occasioni, ma è chiaro che voi oggi avevate qualcosa in più. Sì, l'Angelese è un'ottima squadra, comunque noi siamo partiti bene, grazie all'allenatore che ci ha stimolato, ci ha spronati bene in settimana e poi abbiamo riscoperto un Antonio Di Gianvito che l'avevamo proprio messo all'angoletto, però va bene così. Sì, poi l'ultima cosa ti volevo chiedere, Stefano, in ottica campionato, adesso in fase di dicembre importante perché c'è anche il mercato, qualche squadra si rinforzerà, ma voi siete lì, i 3 punti di oggi accorciano ancora di più la distanza tra le primissime della classifica e voi, quindi potete fare secondo noi un campionato importantissimo quest'anno. Come no, cerchiamo di mettercela tutta, partita dopo partita, comunque i problemi ci sono, quindi inutile nascondere, siamo gente che va a lavorare tutti quanti. Andiamo avanti, vediamo come possiamo fare. Tu stai bene, sì, grande prestazione, oggi stavi. Sì, diciamo di sì, un po' accecato, però va bene, andiamo avanti. Grazie Stefano, complimenti, grazie. Siamo con Antonio Di Gianvito, non potevamo non sentire l'autore della doppietta che ha spianato la strada a questo super Villa Bozza oggi, 4 gol all'Angelese. Allora, Antonio, prima emozione, prime parole così a caldo nelle dopopartite. Niente, venivamo da un periodo abbastanza difficile e la cosa più importante era reagire. Ci siamo riusciti. Vittoria importante con una squadra che stava su, sicuramente una diretta concorrente per gli obiettivi che riguardano, possono essere playoff o altro. Niente, gara da vincere, abbiamo vinto. Due gol tuoi personali, importantissimi, che cosa significano per te questi gol? Senz'altro mi ha fatto parecchio piacere. Abbiamo sbloccato il risultato nella prima parte del primo tempo. Andata poi la gara, si è messa in discesa, è andata bene così, sicuramente è andata bene così. Una dedica particolare?
Nulla di particolare, solo alla squadra. La squadra, la società, i sacrifici che vengono fatti sia dai giocatori che dai dirigenti e tutti quanti quelli che orbitano intorno alla nostra squadra, che c'è tanto lavoro dietro, sacrifici e niente, solo a loro. Ultima cosa, squadra che può arrivare dove quest'anno? Senza obiettivi, sicuramente siamo consapevoli delle nostre forze, e si può fare bene, lavoriamo solo per quello. Cioè, parlare di playoff o addirittura campionato non serve, siamo una squadra che può fare bene. Grazie Antonio, tanti complimenti. Grazie. Siamo con Francesco Florindi, direttore tecnico dell'Angiolese Calcio, ringraziamo per essere arrivato ai nostri microfoni. Francesco, allora proviamo a dire due parole su quella che è una giornata storta che vi aveva visto, a parte i gol del primo tempo subiti, comunque avete avuto un'ottima reazione, alcune opportunità per riprenderla subito la gara, poi forse l'espulsione inizio secondo tempo ha un pochettino chiuso la partita, perché in 10 contro 11 recuperare il doppio svantaggio è stato molto più difficile. Buonasera a tutti, innanzitutto mi permetti di ringraziare l'accoglienza della vostra società al Villa Bozza, gli faccio i complimenti per la gara, per la partita, gran bella vittoria, complimenti. La nostra gara è iniziata male perché siamo stati un po' forse con la mentalità alla partita di domenica scorsa, che abbiamo fatto una grande partita con l'Atria, abbiamo visto un avversario di domenica che era forte, che oggi questo avversario siamo stati noi stessi, perché siamo scesi un po' scarichi, però comunque nulla da togliere alla squadra di casa, che si è comportata veramente bene e merita i punti che ha. Complimenti. Per quanto riguarda poi l'espulsione, ci può stare, purtroppo, anche se l'episodio del rigore forse avrebbe riaperto un po' la partita. Comunque, il calcio è fatto anche di questo, di episodi che possono a volte ti vengono a favore, a volte vanno a sfavore. Beh, sicuramente sì, perché se non mi hanno relazionato male, a quanto pare la Rapid ha vinto 6-1, quindi questo fa capire che una squadra che all'inizio del campionato lottava per non retrocedere, comunque una salvezza tranquilla, vincere 6-1, cominciare a fare questi punti vuol dire che si stanno riprendendo. Anche lo stesso Villa Carmine era una squadra che all'inizio della partita, poi contro di noi ha fatto una gran bella partita. L'Atria, che sembrava una squadra imbattibile, con noi ha perso. Qui anche noi domenica scorsa sembravamo una squadra, poi oggi abbiamo incappato in una brutta e una storta giornata, quindi è un campionato molto equilibrato, ci sono almeno 5-6 squadre che fino alla fine se la lotteranno, e che è il bello dello sport, è il bello anche per chi viene a vedere le partite. Certo, bocca al lupo e grazie. Siamo con Paolo Di Giacomo, presidente dell'Angelese, da 9 anni al timone di questo sodalizio, una squadra forte che sta facendo ottime cose per tutto quest'anno, siete nei primissimi, al secondo posto della classifica. Oggi è stata una giornata no, ci possono stare nell'arco di un campionato. Penso loro, perché sono stati fantastici, insomma. Iniziamo a dire qualcosina un po' su questa giornata. Giustamente eravamo con la mentalità rimasti da domenica positivi per il fatto che abbiamo battuto l'Atria, una squadra veramente forte a tutti gli effetti, ci hanno tenuti sul chi va là fino alla fine praticamente. Oggi giustamente, essendo pure un sabato, avendo i giocatori un attimino un pochino anche giovani, siamo venuti con la mentalità rimasta legati alla domenica scorsa praticamente. Siamo stati impegnati anche con la Coppa Abruzzo, con la Rosetana, sfortunatamente abbiamo perso 2-1, avendo pure purtroppo un arbitro che giustamente era dalla parte della Rosetana, si era visto, giustamente il nostro mister ce l'ha messa tutta, col Villa Bozza la conosciamo già da parecchio tempo, una bellissima squadra, dico veramente delle parole buone al Villa Bozza, perché loro possono fare davvero molto e secondo me ce la, diciamo, divideremo fino alla fine. Io dico sempre che conoscere i sacrifici, anche se oggi abbiamo perso 4-0, il pallone è questo, il calcio di società porta esiti positivi ed esiti negativi. Oggi i nostri giocatori credevano di fare come domenica, purtroppo non è andata così. Comunque viva il Villa Bozza, viva l'Angelese, speriamo che le due squadre arrivano fino alla fine, almeno ai playoff, cercando di portare l'Atria al di sotto di noi, insomma. Grazie Presidente, grazie.